Si sa, nella pallavolo oltre al cosa è molto importante il come. E in questo video andremo a capire come strutturare correttamente una seduta di preparazione fisica guardando in particolar modo alla corretta successione dei carichi. Cioè, quali capacità è meglio allenare all'inizio della seduta, quali invece dopo, quali nel mezzo. In questo modo riusciremo a ottimizzare il processo di allenamento, ottenere maggiori risultati, prevenire eventuali infortuni. Video adatto non soltanto a preparatori o allenatori, ma anche a tutti coloro che si allenano in modo autonomo, che sia a casa o in palestra. Prima cosa da fare, prima ancora di programmare la seduta, è quello di avere ben chiaro l'obiettivo o gli obiettivi di quell'allenamento. Questo è importante perché altrimenti rischiamo di fare una cozzaglia di esercizi senza un reale senso logico. Quali obiettivi scegliere? Beh, quello lo dovete decidere voi sulla base di genere, cioè se si parla di pallavolo maschile o femminile, perché le preparazioni poi cambiano leggermente, anche le valutazioni e quindi le programmazioni. Su questo argomento ho fatto un video qualche settimana fa, ti metto il link da qualche parte se ancora non l'hai visto. Seconda accortezza da tenere in forte considerazione è il periodo della stagione in cui ci troviamo. Chiaramente una preparazione fisica fatta in un periodo magari pre-campionato è totalmente diversa rispetto al periodo agonistico. Terzo, età, perché ci sono capacità che è meglio sviluppare in certe fasce d'età e altre invece meno. Quattro, i test, cioè se ho fatto delle valutazioni fisiche dovrò anche tenere in considerazione quei risultati. Cinque, la programmazione a lungo termine, cioè qual è il percorso che voglio fare nel medio-lungo periodo. Fate poi tutte queste considerazioni e andiamo quindi a stabilire quello che è l'obiettivo della singola seduta, che può essere la forza, la resistenza, la forza esplosiva, la potenza, i cambi di direzione, insomma metteteci quello che volete. Ovviamente quasi mai nella preparazione atletica, soprattutto in uno sport come la pallavolo, andiamo a scegliere un unico obiettivo in un'unica seduta, ma di solito ce ne sono tanti e diversi, alcune volte anche opposti, come per esempio l'allenamento di resistenza e quello di velocità. È argomento proprio di questo video capire quale mettere in successione, quale mettere prima e quale mettere dopo e perché. Quindi, dopo aver scelto le capacità che voglio sviluppare all'interno della seduta, adesso andiamo a vedere qual è l'ordine corretto. In generale, la regola è che maggiore è l'impegno nervoso e prima dovrà essere allenata quella capacità all'interno dell'allenamento. Ecco che al primo posto mettiamo la tecnica, cioè se abbiamo come obiettivo l'allenamento tecnico di alcuni esercizi, non per forza la tecnica pallavolistica dei fondamentali, ma anche proprio l'insegnamento di esercizi nuovi. Se per esempio devo insegnare uno squat, questo è meglio inserirlo all'inizio della seduta perché il cervello è più fresco, è più riposato, per cui è più pronto all'apprendimento. Quindi se sei un allenatore o un preparatore che deve insegnare degli esercizi nuovi alla squadra, o se invece tu ti devi allenare, ti alleni da solo e vuoi apprendere dei nuovi movimenti, bene, questi è meglio inserirli all'inizio della seduta, subito dopo il riscaldamento. Al secondo posto invece abbiamo l'agility o agilità, e cioè l'allenamento sui cambi di direzione, sugli spostamenti negli spazi brevi. Si trova in posizione alta perché l'impegno mentale, l'impegno cognitivo è alto, perché l'agility, come abbiamo visto anche in precedenti video, deve essere allenata in risposta a stimoli esterni, per cui già l'impegno cognitivo qua aumenta. Questo perché dobbiamo controllare i passi dell'accelerazione, della decelerazione, poi mettere bene le gambe, i passi, per cui è bene che tutto quanto il sistema sia in condizione di riposo. Terzo, l'allenamento della velocità. Come sappiamo, la velocità dipende molto dagli aspetti nervosi, ecco per cui se abbiamo questo come obiettivo ricordiamoci sempre di inserirlo all'inizio. Numero 4, potenza. Come sappiamo, la pallavolo è uno sport di potenza, per cui la maggior parte degli esercizi poi cadranno all'interno di questa categoria. Numero 5, forza muscolare, perché rispetto alla potenza l'impegno nervoso è leggermente più basso, perché qui abbiamo delle velocità di contrazioni più ridotte. Sesto, resistenza alla forza o resistenza alla potenza. Anche questa è una capacità molto importante nella pallavolo, l'abbiamo vista anche in precedenza, perché oltre a saltare tanto è richiesto anche di eseguire salti, chiaramente non sempre massimali, certe volte anche submassimali, ripetuti per tanto tempo durante la durata della partita. Infine, settima, la resistenza aerobica. Sembra abbastanza scontato, ma non è sempre così, o qua l'impegno cardiocircolatorio aumenta, per cui è necessario eseguirla alla fine della seduta, in modo da non fare poi le altre capacità in uno stato di affaticamento. Bene, questo era l'ordine degli obiettivi principali, poi chiaramente ci possono essere anche degli altri sottoobiettivi, come per esempio l'allenamento del core stability, della propriocezione, della mobilità articolare, della flessibilità. Questi chiaramente andranno inseriti
con la stessa regola che abbiamo visto in precedenza. Spero con questo video di esservi stato in qualche modo di aiuto e aver fatto un po' di chiarezza su quello che dovrebbe essere la corretta successione dei carichi all'interno dell'allenamento. Se il video vi è piaciuto mettete like e condividete, se non l'avete ancora fatto invece iscrivetevi al canale e ci vediamo a un prossimo video.